Poli Italian Cup 2016, categoria amatori al via, con una prima fila composta da Bagattini e lo sloveno Marco Michael, che scatta benissimo il numero 75, lo vediamo all'interno, inseguito da Falardi numero 93. Questo è il gruppo di gara 1 degli amatori. Marco Michael, Sinter Racing, prova subito a fuggire, vediamo in terza posizione Marco Bagattini, la staccata e si chiude l'anteriore per Marco Michael, che prova a risalire, ne approfitta il numero 93 Diego Falardi, che prende largo intanto la scivolata di Grossi, Davide Grossi numero 66, che recuperava bene, lui che partiva in sesta posizione. Peccato però per Grossi, grande protagonista del primo round. E ora vediamo inquadrato Bagattini, che inizia a prendere largo dietro la sagoma di Falardi. Apertura del gas, come potete vedere un terreno difficile, asfalto bagnato per questa gara 1, ma sarà un weekend di piogge per pista South Milano, circuito di Ottobiano, e questo secondo round. Mamma mia, intanto abbiamo visto l'anteriore che si chiude, intanto da segnalare in terza posizione altro pilota straniero, Aless Racun, uno dei 10 stranieri intervenuti in questo secondo round di Polini Italian Cup. È inquadrato Falardi, mentre abbiamo visto per qualche istante Marco Bagattini, il pilota del Vespa Club Fiesole. Eccolo qui, numero 55, aumenta ancora il vantaggio Zip SP, numeri orange, nerissimo Zip SP di Marco Bagattini. Per lui giro record nelle qualifiche e grande prova in questa prima manche. Vediamo la staccata, la chicane del tratto centrale di pista South Milano, inquadrato ancora il numero 93 Diego Falardi. Eccolo qui, apre il gas, curva destra staccata, mentre vediamo inquadrati altri rider e poi ancora Bagattini. Il vantaggio che sta aumentando costantemente giro dopo giro. Da segnalare intanto la rimonta dello sloveno Marco Michael dopo la caduta che abbiamo visto nel primo giro. Intanto sfida Aless Racun Diego Falardi, Racun numero 8, Falardi numero 93, che ora prova a rispondere all'interno e passa, e ce la fa Falardi. Ora riapre il gas, tratto finale, mentre vediamo inquadrato anche il circuito internazionale cross, sempre qui da Ottobiano, mentre il circuito karting coinvolto in questa Polini Italian Cup 2016. Eccolo qui Falardi, inquadrato numero 93, poi ancora le immagini che tornano su Marco Bagattini. Bagattini che ha ancora aumentato il vantaggio, ed eccolo lì Marco Michael, livrea nero-verde per il numero 75, il pilota sloveno, che dopo l'errore iniziale sta recuperando come una furia. Furia che non manca certo a Bagattini, che ora continua in solitaria. Deve solo mantenere alta la concentrazione il numero 55. Ora Falardi, che ha preso un buon margine su Marco Michael, che però sta girando più veloce in questi ultimi due giri, quindi attenzione al giro finale. E intanto vediamo Marco Bagattini, numero 55, che festeggia così e va a vincere gara 1 davanti a Diego Falardi, e in terza posizione il rimontante Marco Michael. Eccolo qui, pronti quindi per gara 2, che scatterà tra pochissimo. Pioggia che aumenta per la seconda manche, quindi andiamo a vedere la partenza. Eccoli qui ancora Marco Michael, che scatta benissimo, stessa cosa fa Grossi, e poi anche Dominic Martens numero 18, che si infila subito nel gruppo di testa. Lo vediamo inquadrato, pioggia che è certamente aumentata, guardate l'asfalto come ha raccolto ancora acqua nonostante il buonissimo drenaggio del
manto d'asfalto di Pista South Milano. Eccolo qui, Marco Michele inquadrato a capitanare il gruppo il numero 75, poi altri piloti ancora, il gruppo che sfila per questa Amatori. Marco Michele che tenta di allungare dopo una gara 1 sfortunata, ma comunque una buonissima terza posizione. Inquadrato il pilota del Sinter Racing e poi all'inseguimento pattuglia straniera con Dominic Martens, poi Marco Bagattini numero 55. Duelli da subito, si gira Marco Michele per controllare alle sue spalle cosa succede, prova la staccata, il pilota che lo segue, riapertura del gas, attenzione al cordolo con l'asfalto bagnato, certamente difficile. Intanto Bagattini all'esterno, Bagattini traiettoria ottima per lui che riesce a passare in seconda posizione. Ora in caccia nel mirino c'è Marco Michael. Eccolo l'attacco all'interno per Bagattini che riesce a passare. Michael si accoda, ecco il numero 55 che guadagna da subito metri preziosi. Buono il feeling con la pioggia per il pilota del Vespa Club Fiesole che ora vediamo nella fase di ritorno. Siamo oltre la metà gara, una gara 2 altrettanto combattuta per la categoria amatori. E no, la scivolata di Marco Michael, ancora esagera con il gas in uscita di curva e perde una preziosissima posizione ai danni, a favore del restante gruppo. A segnalare Odiesak numero 54, altro pilota straniero che si sta mettendo in luce, sguardo per vedere cosa succede alle spalle. Da segnalare ancora Diego Falardi a podio, al momento in terza posizione, il numero 93, eccolo l'ha inquadrato. Mentre in quarta posizione il numero 8 Aless Racune, poi abbiamo visto già quinto Marco Michael, fasi finali con Bagattini sempre in fuga e poi incredulo Diesak numero 54 che riesce ad inserirsi nel gruppo di testa con Falardi, che però abbiamo visto prova ad entrare, quasi c'era riuscito con una bellissima traiettoria nel destra-sinistra-destra. Eccola qui la lotta per la seconda posizione, mentre Bagattini è sempre al comando, anche se non lo vediamo inquadrato. Inquadrati sempre Odiesak e Diego Falardi. Fasi finali, fasi conclusive di gara 2 della categoria amatori. Eccola la staccata. Intanto Bagattini va a vincere, seconda posizione per Odiesak e terza per Diego Falardi. Ora interviste. Marco Bagattini che ha vinto la 70 amatori, insomma sotto la pioggia oggi bisognava essere veramente dei fenomeni per vincere. È stato un weekend difficile perché abbiamo girato il sabato tutto il giorno sull'asciutto. Oggi è stata una giornata tutta completamente di pioggia, perciò siamo ripartiti da zero da stamani, però abbiamo fatto un ottimo risultato e ringrazio tutti gli amici e le persone che mi hanno aiutato per portare a casa questo risultato. Grazie.